A Genova, come lei saprà, abbiamo questa caratteristica del mugugno che ci è propria e quindi i motivi per cui una città non diventi smart, possa non diventarlo, sia difficile che lo diventi, potrei parlare fino a stasera, tutti quanti potremmo dirle. La cosa strana e sorprendente per tutti noi che siamo dentro di questo processo che è la trasformazione di Genova in una città smart è che nonostante l'enorme quantità di difficoltà, la cosa sta funzionando. Il nostro processo, a me piace dire che è un processo molto umile artigianale, nel senso che non siamo partiti né con un manuale né con la scienza già fatta, ma ci siamo messi intorno a un tavolo, a due tavoli, a più tavoli, con persone che abbiamo chiamato in modo talvolta anche casuale, su suggerimenti di altre persone, con alcune idee molto chiare, che erano quelle di coinvolgere le imprese, la ricerca, le istituzioni e poi piano piano anche la gente, la smart people, che come dicono tanti, stiamo leggendo i vari messaggi che arrivano, c'è un coinvolgimento forte, ma deve essere un coinvolgimento non demagogico e solo per farsi pubblicità, ma che abbia senso, le persone vanno chiamate quando si può consentire loro di intervenire seriamente. Allora, gli ostacoli apparentemente sono per esempio quello dei finanziamenti, come finanziare un processo smart, ma nella realtà la nostra creazione di questa rete, di questo sistema che è la nostra Smart che definiamo sempre come un organismo, la città è un organismo vivente che necessita di un cervello per guidarne la crescita sana e quindi ha necessità di essere coordinato. Noi abbiamo messo insieme la ricerca, le imprese di ogni dimensione, le istituzioni per cercare di andare avanti. Il quarto pezzo, quello dei finanziamenti, è quello un pochino più debole perché ci vuole proprio un cambio di mentalità che noi stiamo cercando di indurre e di portare perché la città intelligente si autofinanzia con i risparmi di energia, i risparmi di fatica, i risparmi di tempo, di spostamenti, però andare a collegare la teoria della fattibilità con la realtà è uno degli non ostacoli, ma delle sfide più grosse che in questo momento ci troviamo. Vorrei anche dire che noi siamo lieti di avere un modello che per il momento è uno dei modelli di successo vincenti, ma riteniamo che questo debba essere trasferito, l'ha detto lei all'inizio, cioè la replicabilità è fondamentale e questo è il percorso che noi stiamo cercando di fare anche attraverso eventi come questi, attraverso la proposta della creazione della Smart Italy, quindi di un sistema che sia trasferito a tutte le città e le comunità, perché in Italia ci sono grandi città, ma ci sono anche aggregazioni territoriali che si avvicinano a questo concetto, perché non è più una scelta, è un percorso obbligato. Sì. E se, approfitto solo, una domanda. Quindi vi siete posti già degli obiettivi che secondo me sono delle priorità nel contesto sociale ed economico di Genova o siete nel processo di definire? No, noi ci siamo posti un obiettivo, che è quello di migliorare la qualità della vita attraverso uno sviluppo economico sostenibile appoggiato sulle alte tecnologie e il connubio fra ricerca e imprese, guidato da una pianificazione strategica integrata condotta dall'ente locale. Allora, tutto questo dice tutto e dice niente. I nostri obiettivi sono davvero di poter intercettare tutte le proposte, anche i bisogni, infatti successivamente avremo il tavolo in cui chiediamo alle persone di dire quelli che sono i bisogni. E i bisogni se non possono provenire da ricerca, da persone, da tutti. E il nostro obiettivo è quello di riuscire a integrare anche all'interno della macchina comunale, come ha detto la dottoressa Sartori nel discorso che vi ho letto, cioè integrare questo concetto, questo principio e andare avanti a piccoli passi. Quindi il nostro aver vinto i tre progetti che ha fatto tanta gran casa sui giornali, ma sono tre dei tanti progetti europei ai quali partecipiamo e non sono solo quelli, ci sono i protocolli d'intesa con le imprese, ci sono le matrici costruite dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione, guidato dalla Paola Girdigno, che individua tutte le possibili azioni che possono essere una nuova tecnologia innovativa, ma possono essere anche corsi di formazione per indurre quelle modifiche comportamentali e portare quella consapevolezza fondamentale per il processo di trasformazione che noi vogliamo portare avanti. Grazie, grazie.